Siamo al Borgo delle Tovaglie, Bologna, e oggi abbiamo qui Valentina Muggia, ufficio stile dell'azienda, e Pari di Ursino, che è il direttore dello store, nonché presidente consorzio Galleria Cavour. Buongiorno. Allora, siamo in prossimità del San Silvestro, quindi nelle case si apprestano i preparativi. E in questo ambiente vedo tavole meravigliose, tra cui quella dove siamo seduti, colori, anche cose un po' insolite, molta allegria, molto calore. Allora, qualche consiglio e qualche curiosità, su come, vestire la tavola, anche perché non ci vestiamo solo noi per Capodanno, ma vestiamo anche il nostro ambiente. Cominciamo da Valentina. Valentina, vedo una tavola che non è la solita tavola classica, mi sembra anche insolita, tra l'altro una tovaglia che è un tessuto. Spieghiamo subito cos'è questa tovaglia. È una tovaglia in pura seta, però la particolarità è che è trattata antimacchia, altrimenti non potremmo utilizzare un tessuto di questo tipo sul tavolo, rischiando di macchiarlo irrimediabilmente. L'idea comunque, la nostra idea per le feste, ma in generale, è di creare delle tavole eclettiche, fatte di abbinamenti insoliti, magari scegliendo un filo conduttore, ma poi utilizzando tutti gli elementi che sono a nostra disposizione nelle case per creare calore, per creare un'atmosfera accogliente per i nostri ospiti, quindi mescolare servizi di posate vecchie, magari provenienti dalle case delle zie, delle nonne o delle mamme, piatti anche questi diversi, magari utilizzati normalmente per le cene in giardino, come sono i nostri infrangibili, per poi magari rifarci alla tradizione napoletana di buttarli. Quali sono? Questi sono i piatti che sembrano in porcellana finissima e sono invece in resina infrangibile, quindi estrema praticità legata però all'eleganza. Quindi tutto questo, ecco, consente anche una praticità. Quindi dopo il cenone non è che la mattina dopo c'è il day after e si trascorre in cucina. Non deve essere un incubo per la padrona di casa la cena del Capodanno, anzi deve essere un piacere per tutti. Quindi una volta sparecchiato basta una piccola passata di spugna e la tovaglia torna perfettamente pulita. È importante creare appunto l'atmosfera, quindi pensando magari a dei centri tavola insoliti come sono le lampade al posto delle candele, piuttosto che appunto libri vecchi, oggetti non normalmente utilizzati sul tavolo. E quindi mi pare di capire che è una rottura degli schemi, cioè non bisogna aver paura di Paride di rompere gli schemi. Assolutamente no, bisogna saper osare, sempre ovviamente interpretando la propria personalità, perché come una tavola è un vestito, quindi interpreta se stesso. Bisogna avere tanta fantasia, sicuramente qui abbiamo anche rotto un po' i canoni, tra virgolette, un po' del Galateo, cioè tra i colori sicuramente, però ecco, rispecchia un po' quello che è il nostro mood, il nostro mondo. Vedo degli elementi molto originali in questa tavola, per esempio questo cucchiaio gigante, bello, grande, e mi siedo a questa tavola e mi domando a cosa serve questo cucchiaio. Allora, l'idea appunto è il cucchiaione da risotto, in corno, da portata, utilizzato invece come piatto monoporzione, quindi per servire un risotto, un tortellino asciutto, un passatello, è un'idea originale, carina. Quindi mangiamo direttamente Dentro? dentro il cucchiaio. Esatto, esattamente, proprio così. Ok, il rosso, parliamo di tendenze di colori. Capodanno è il rosso porta fortuna, no? Tradizionalmente. È una regola a voi che
comunque fate tendenza d'ambiente, una regola da rispettare, o anche questa può essere, che consiglio date anche di rompere questa regola, di rispettarla? Sentiamo Valentina. Allora, io non amo particolarmente il classico rosso da Capodanno, perché trovo che sia un colore che già il 1° gennaio vorremmo buttarlo dalla finestra, quindi preferisco una mescolanza di colori, magari sui bordeaux, sui ruggine, in questo caso abbiamo mescolato addirittura dei rose e dei viola, perché poi è una tavola che si può reinterpretare durante l'anno, cioè preferisco proporre a una padrona di casa una tavola da poi riutilizzare, magari vestita diversamente, magari in un ambito completamente diverso, però che non stanchi. Certamente è l'anno dei colori. Quindi, a differenza di tanti altri anni dove abbiamo proposto i bianchi in tutte le loro sfumature, fino ai grigi, ai grezzi, eccetera, quest'anno ci siamo davvero sbizzarriti sul colore. Quindi, perché no, la tavola in tutti i colori, non solo il rosso e il bordeaux, ma gli azzurri, i verdi, i turchesi. Quest'anno è l'anno di questi colori, quindi ci siamo davvero divertiti qua. Bisogna comprare tutto per la tavola di Capodanno? Una volta si comprava la tovaglia apposta, eccetera. Qual è il consiglio per chi vuole un po' inventarsi una tavola diversa? Il consiglio è di utilizzare un elemento nuovo, che può essere la tovaglia, ma potrebbe essere una serie di bicchieri particolari di cui ci siamo innamorati, e poi appunto usarli come un filo conduttore che ci riconduce a tutto il resto. Quindi utilizzare poi invece quello che si ha in casa. Le tavole più belle sono quelle che vengono dalla nostra fantasia, non da un'etichetta stabilita, né da quello che vi dice un negoziante: questo va con questo e con questo. No. Noi infatti abbiamo anche rotto le regole, abbiamo utilizzato come centrotavola le nostre lampade, sono lampade fatte con i libri antichi francesi, paralume in garza di lino, ma in realtà un po' rompere anche lo schema del centrotavola, quindi questa è un'idea e la nostra personalità come può essere, insomma, reinterpretato, ecco, questo è il nostro filo conduttore. Questa magnifica tavola apparecchiata per due, la mia impressione è che sia principesca ma anche molto semplice. Questa volta abbiamo le candele al centro. Allora, Valentina, per un Capodanno a due, che sia un Capodanno da ricordare, romantico, di charme, come allestiamo la tavola? Allora, anche nel caso della tavola per un tête-à-tête, il nostro consiglio è di usare la fantasia, quindi in questo caso abbiamo utilizzato semplicemente dei tagli di tessuto appoggiati morbidamente e poi un'apparecchiatura abbastanza semplice. In fondo, se si rimane da soli è per rilassarsi, non certo per stare in punta di coltello, quindi un'apparecchiatura ricercata certamente per far vedere che comunque si cura l'atmosfera al massimo come sempre, però molto rilassata, una bella musica di sottofondo, una piccola cena preparata con cura e non serve altro. Certo, un tavolo di questo tipo aiuta, perché un tavolo di design come questo sicuramente fa già la parte del leone e non occorre molto altro, poche candele è fatta. Allora, di solito a Capodanno si fa anche un regalino di portafortuna, no? Quindi abbiamo gli ospiti a casa e vogliamo lasciare un qualcosa che ricordi loro la serata e che sia di buon auspicio per l'anno nuovo, senza magari doversi svenare, naturalmente. Ecco. Su che idee proponete? Sentiamo Paride. Noi abbiamo avuto due o tre idee che ci piacciono molto. Innanzitutto il nostro business principale è il tessuto, quindi l'idea della tovaglietta americanina antimacchia con il tovagliolo colorato che identifica anche l'ospite, per noi è l'elemento fondamentale. Oppure un funghetto in ceramica utilizzato, che può essere utilizzato come fermaposto o come eventualmente portatovagliolo. Un'idea bellissima secondo me è l'idea del sapone da piatti. Chi ama lavare i piatti, finito di cucinare, quindi trovo che ad una cena l'idea di portare il sapone da piatti di Astier de Villa al pepe nero sia molto chic come idea. Oppure anche il portabaguette utilizzato come con portatovaglioli, con tutti i tovaglioli colorati, dove ognuno sceglie il proprio tovagliolo ed è suo e lo porta anche a casa come cadeau. Queste sono le nostre idee. Nella regia del Capodanno in casa, il padrone o la padrona di casa sono anche impegnati nel servire gli ospiti, quindi il tema è come mi vesto e bisogna un po' abbinare anche così un look bello con la praticità.
Valentina, io adesso qua vedo un magnifico grembiule che non è solo un grembiule, ma cioè, è quasi un corsetto, vedo. Esatto. Ecco, vogliamo spiegare che cos'è? Sì. Allora, è un'idea carina proprio per ricevere gli ospiti. Allora, il grembiule salva i vestiti, quindi non toglietevi il piacere di indossare il vostro abito da sera preferito, ma copritelo nel momento in cui dovete servire i tortellini famosi dell'ultimo dell'anno con un grembiule speciale, un bustier con le stecche. Autoreggente, perché ha una molla che consente di indossarlo con semplicemente un gesto, e poi con il nostro famoso tessuto antimacchia, per cui lo potete pulire semplicemente così con una passata di spugna e stupire i vostri ospiti con una cosa carina, sexy, divertente, e eventualmente regalarlo poi a fine serata. Vediamo un attimo come si mette questo grembiule. Un gesto, così. Parlando delle usanze di Capodanno, c'è una famosa usanza napoletana di buttare qualcosa dalla finestra come segno di liberarsi delle scorie dell'anno vecchio per affrontare l'anno nuovo, però i piatti dopo vanno in frantumi. Questi piatti invece come li possiamo usare? Li possiamo buttare? Sì. E risparmiando anche il piatto? Esattamente, possiamo rispettare le usanze, come è bene, visto che abbiamo bisogno di un po' di fortuna, però non si rompono. Veramente?